Giovani reclute e anziani ufficiali si confrontano gomito a gomito sul campo di battaglia contro il nemico. E in quei momenti noi dove siamo? In licenza. O rispondi bene, un licenza ti ci spedisco subito, ma con lancia siluri. Un sottomarino deve riemergere immediatamente quando l'equipaggio sta subendo un attacco. Come la chiami questa? Dissenteria. Prima di fare esperienza con la classica nave scuola, dove si naviga? Su YouPorn. E quali sono le parti più usurate delle navi scuola? Le poppe. Se vai a vela, sei sul Vespucci. Se vai a motore? Sul Vespino. Dove lavora meglio il rimorchiatore? In discoteca. Ha la forma di un siluro e si accompagna manualmente sul bersaglio. Su posta. Quando sganciamo le bombe di profondità, dove siamo? Nella vasca da bagno. Qual è il compito principale dell'addetto ai cannoni? Rullarli. Quando parte un missile, cosa hai fatto? Ho starnutito ed è partita la supposta. Compiono atterraggi da brivido sul ponte della nave. Che aerei sono? Ryanair. Si buttano a mare in caso di avaria. Suocere. Cosa mi rispondi se ti dico CC? Salute. Il tenente di vascello si dice TV. E cosa sta sopra il TV? Abajur. MM sono le iniziali di? Mamma mia. AU, CU, sto parlando? Sardo. Cos'è indispensabile avere per combattere una battaglia navale? Matite e foglia quadretti. La cucina può essere fusion oppure? Funky jazz. Cosa si usa nella cucina macro? Il macronde. Conosci il kamut? Mai vedut. Cosa metti se vuoi evitare lo zenzero? Le zenzeriere. Cosa fai eliminando il grano saraceno? Una crociata contro i vegani. Dove si compra il farro? In farramenta. Couscous, tapioca, burgur. Bus, carioca, parkour. Di cosa è ricca la segale? Di fantasia. Cosa fai se non trovi l'avena? Faccio la puntura sulla chiappa. Un'alternativa alla quinoa? Il kayak. Cosa abbini al gelato affogato? Una ciambella gonfiabile. E se ti dico glasse? Ti dico plego. È un dolce italo-giapponese. Il tiramisushi. La cosa più difficile nel preparare l'uovo in camicia? Vestire la gallina. Tu di ingredienti non capisci un cappero. Sai come parla la pasta? In dialetto maccheronico. È il frutto della passione. La prugna. È ricca di cetrioli. Legge finanziaria. Cosa arriva dopo lo stufato? Lo scoglionato. A Roma o la rosetta? A Milano l'amichetta. Stiamo parlando di... Bella! Tu di cucina non capisci un mestolo. Avrei detto una fava, però... Se nel riso ci trovi le formiche, cosa vuol dire? Che dovevi metterlo in frigo. Guacamole? No, di corpo vado abbastanza solido, grazie. Hai un pesce martello, cosa ti occorre? I chiodi di garofano. Hai a disposizione due sarde e una trevigiana. Cosa fai? Passo una bella serata. Così, mentre in Inghilterra il sovrano regnava, in Francia Rousseau... russava. Sì, e in Russia lo zar... zarrava. E re Umberto... filava. Umberto filava. Cosa sai dirmi di Luigi XVI? Che è un bel tavolino. Cosa ha frenato gli ideali dell'illuminismo? Il canone in bolletta. Fammi un esempio di restaurazione. La faccia della Santa Anche. Chi ha ordinato di prendere la Bastiglia? Il medico di base. Come sei messo con la preistoria? Ma me la clavo. Ma per favore, ascolti, lei non sa un tubo di niente, oltretutto si presenta al concorso in tuta da ginnastica. Ma cosa pensava di fare? Il bidello. Almeno sai tutto di Napoleone? Una buona parte, dai. Cosa fa la rosa canina quando la carezzi? Scodinzola e ti lecca la mano. Con cosa si accompagna la margherita? Con una birra media. C'è profumo di cachi.
Dove siamo? Nell'antibagno. Quando si apre la ginestra? Quando c'è troppa corrente. Fammi vedere un mughetto. Dov'è pericoloso che cresca il bucaneve? Nelle piste da sci. Cosa ti viene in mente se ti dico Fiordaliso? Non voglio mica la luna. Se combino pungitopo e biancospino, cosa ottengo? Un biancotopo e un pungispino. No, intendo, cosa avviene se unisci zirconi e gazzanie? Zizzanie. Sì, girasole e ibischi? Un giradischi. Entrando hai notato la mia bella donna, cosa pensi quando la vedi? Come fa a stare con te? Ha fatto fortuna grazie a una pentola. Mastrotta. Se vedi una bella creatura elfica, cosa le dici? Ma che bella elfica. Se le fate ti mostrano una magia, cosa chiedi? Come fate? Il genio sostiene di essere un'entità soprannaturale intermedia tra mondo angelico e umanità. Quindi di che sostanza è fatto? Di crack. Oltre al nebbioso stagno dove la strada è illuminata dalle lucciole, cosa sto facendo? Un putantur. Ultima possibilità. Tra le fate che popolano il bosco sono le più brutte. Le fate schifo. Ce l'hanno i boxer. L'elastico. Il Carlino, come preferisce essere chiamato? Al telefono. Ha un brutto carattere e un comportamento sgradevole. È un esemplare che appartiene a quale famiglia? Alla tua. Ha reso famosi i Beagles. Let it be, let it be. Husky? Husky will master. Let it be. No, intendo, Husky, eh? Hutch. Ciao, ciao. Ciao. Ti piace il San Bernardo? Preferisco la Bernarda. Qual è il miglior amico dell'uomo? Il bar. No, il miglior amico dell'uomo è? La PlayStation. Quando la donna non c'è, il migliore amico dell'uomo è? La mano. Cosa metti al Labrador dopo averlo lavato? Il lucida Labrador. È una caratteristica dell'afgano. Gommoso. Cosa fai col samoiedo la mattina? Lo puccio nel latte. Sapresti indicarmi una pensione da cani? La minima di mio nonno. Il cane da riporto è consigliato per un padrone? Calvo. Cosa succede se un chihuahua ha una zecca? Pesa il doppio. Per educarlo ci vuole pazienza. Succede che faccia i bisogni dove gli capita e non capisca cosa gli stai chiedendo. Chi è? Un adolescente al rientro dalla discoteca. Tu di cani non capisci un gatto. La prima cosa che ho insegnato al mio schnauzer è lo sitz. E sai come? Ah, però le prosecco. Quando sente sitz, il cane si siede. Mentre per farlo stendere? Ci vuole almeno un gin tonic. Se non si sa educare un cane, vendono una scatoletta che gli dà una scossa di elettricità statica se non ti obbedisce. A quale altro animale è possibile applicarla? A quello che l'ha inventata. Vediamo se conosci i nostri prodotti. Polimero e poliestere, nylon e teflon. Altri due? Tom e Jerry. L'origine del petrolio può essere biotica, abiotica o? Antibiotica. Cosa usiamo per trivellare a lungo? Cialis o Viagra. Una piattaforma può essere galleggiante perché galleggia, oppure fissa perché? Fisseggia. È la più grande azienda nel settore delle estrazioni. La Lottomatica. Dal petrolio si fa la plastica. E se non fai la plastica? Ti tieni la faccia che hai. Almeno mi sai dire con chi sono legati gli ottani? Con gli ottomani. Ma cosa c'entrano gli ottani con gli ottomani? E sai come si pulivano, scusa. E allora come si riconosce il metano? Dal soffietto sofferto. Adesso dimmi. Gli ecologisti protestano perché noi dalle fiancate delle petroliere sversiamo carburante in mare. Ma possiamo intervenire spruzzando acqua con gli idranti. Sulle fiancate? No, sugli ecologisti.